Bentornati a tutti nel nostro programma. Oggi siamo qui in trasferta a Napoli presso Don Bosco. Siamo qui con Tiberio, un giovane salesiano. Ci vuoi spiegare cos'è, appunto, come cosa vuol dire essere un giovane salesiano? Allora, piacere a tutti, sono Tiberio, sono un giovane salesiano. Che significa? Giovane salesiano è un ragazzo che ha scelto di intraprendere la strada religiosa della consacrazione salesiana. Giovane salesiano è colui che poi inizialmente fa la professione temporanea, successivamente la professione perpetua tra i salesiani di Don Bosco, quindi per un periodo di tempo c'è la professione temporanea che poi diventa perpetua e poi si può anche decidere di diventare sacerdoti, essere salesiani sacerdoti. Ok, adesso ti volevamo chiedere appunto qual è l'impatto che secondo te dai sulla società di adesso, le speranze che dai ai ragazzi e soprattutto per te quanto conta appunto e quanto dai per appunto avere i tuoi risultati? Allora, sicuramente la presenza dei salesiani oggi in generale in tutto il mondo è ancora forte, è ancora bella, è ancora piena di significato. I salesiani sono presenti nel mondo in 136 paesi. È un sogno di Don Bosco come fondatore che ancora oggi inizia, che ancora oggi continua, come all'epoca, dall'Ottocento, e sicuramente anche oggi i salesiani hanno qualcosa da dire all'interno della storia del mondo. Poi ti volevamo chiedere, appunto parlando di oratorio, perché giustamente tu fai molto parte dell'oratorio, anche intraprendi questo percorso e poi come con i ragazzi stai il pomeriggio, passi, trascorri anche le giornate in oratorio. Quanto impatta l'oratorio sui giovani? Quanto li porta su una giusta strada, quindi facendogli intraprendere un percorso giusto e non una magari vita, come dire, brutta, per esempio di strada? L'oratorio è sicuramente un'offerta che si dà al ragazzo e ai ragazzi, che li punta anche a formare, ad essere parte di un movimento molto più ampio. In oratorio si impara a crescere, si impara a fare amicizie, si impara imparare che cosa significa pregare, il contatto con il Signore, il contatto con i propri coetanei. Io al Don Bosco, qui a Napoli, vivo la mattina con i ragazzi della scuola professionale, mentre al pomeriggio i ragazzi dell'oratorio. E sicuramente l'oratorio e la scuola professionale sono dei luoghi privilegiati dove i ragazzi possono imparare ad essere sempre di più loro stessi, a imparare un mestiere, a crescere nella loro integrità come persona, come voleva Don Bosco. Ok, un'ultima domanda, ti volevamo chiedere se puoi descriverci l'oratorio con una sola parola e poi spiegarci appunto il motivo della parola. Allora, l'oratorio sicuramente è una casa dove i ragazzi si sentono accolti, si sentono voluti bene, dove è possibile incontrare come a casa delle persone che ti vogliono bene, che ti aspettano e poi è possibile incontrare come voleva Don Bosco il Signore, che l'oratorio abita. L'oratorio è anche la casa di Dio. E ti dico che noi da ragazzi di oratorio lo sentiamo molto e ringraziamo, appunto vi ringraziamo per farci sentire a casa. Salutiamo tutti, grazie Tiberio. Ci vediamo, ciao!